Buonasera Vittorio Sgarbi, collegato con noi da Urbino, dove è assessore, e buonasera Roberto D'Agostino, che invece è qui con me in studio a Roma. L'ultima volta che Sgarbi e D'Agostino si sono visti in uno studio televisivo risale a 23 anni fa e finì così, guardate. Ancora. No. Comico non sono. Comico è D'Agostino che l'ha sempre fatto. Ridere. Comico sei tu, no, certo. Scusate, tu non mi fai ridere, sei ridere. Un comico penoso. Comico non sono mai stato. Ecco. Io propongo. No, comico è lui. Lui fa il comico, si pettina, no, si mette le ragioni. Io lo cavolo. Faccio ridere perché sono serio. Lui mi fa pena perché è un comico. No, comico, no, devo dire. Perché che un povero comico in declino venga di dare il comico a me può anche essere. Ma fai ridere molto, molto di più di te. Faccio ridere, certo, molto più di te. Infatti, per quello che sei fallito. Sei un professore di che non si sa ancora bene. È un cronista, ma nemmeno uno questo però è deliberato. Certamente tu non sai, informati di cosa lo come sia. Da tutto il mondo accademico non credo che abbia una grande... Ma cosa c'entra il mondo accademico? Ma pensa a te stesso. Ma pensa a te stesso. Come si fa a ma dare pensa a te stesso. Ma stai zitto. Ma insomma spegniti un po'. No, non si deve trascendere. Cioè, no, basta. Ti spegni. No, buoni. No, la smetti tu. Smettiamo una volta per tutte. No, no, per cortesia. No, mettetevi a sedere. Credo Guzzanti dietro. In questo modo perché non si fa.